economia che riguardava la spiegazione delle asimmetrie informative. E in particolare uno vedeva il titolo, asimmetrie informative e assicurazioni, e l'esempio era che il consumatore aveva più informazioni dell'assicuratore, sorprendentemente, perché evidentemente lo facevano, insomma, degli economisti che avevano in mente un mondo piuttosto che l'altro. Noi oggi siamo insomma, molto più propensi a pensare che la simmetria sia a favore dell'operatore. Mi trovavo, giusto per alleggerire, in una assicurazione gigantesca italiana che mi faceva vedere che cosa possono tirare fuori dei loro big data, naturalmente in modi totalmente anonimizzati. Mi pare che mi hanno fatto vedere che tutti gli incidenti nei quali c'è una persona che ha, tra gli incidentati c'è una persona che ha più di 94 anni, il 100% di questi incidenti ha colpa la persona che ha più di 94 anni. Dice, lo sai, però forza. Però a questo punto il 94enne deve essere lo stesso assicurato e in che forma, no? Ecco, questo tipo di asimmetria in forma di 94enne non lo sa di essere in questa condizione, lo sa quali sono le conseguenze della quantità di dati che si raccolgono adesso con le forme più diverse, comprese le scatole nere nelle automobili e il modo con il quale si sviluppa una forma di concorrenza rinnovata, insomma, non soltanto a favore dell'operatore. Anche di questo, comunque di quello che vuole parlare Daniela Mariani. Sì, intanto porto un saluto della dottoressa Bellizzi che, come è stato detto prima, non ha potuto partecipare, e ringrazio per queste domande che sono veramente stimolanti e ci permettono anche come autorità di scambiarci le idee e che comunque, non dimentichiamoci, ci coinvolgono come utenti in primis, visto che siamo tutti connessi con il resto del mondo in rete. È vero che oggi il patrimonio informativo per le imprese di assicurazione è enormemente aumentato e nel settore assicurativo questo è particolarmente rilevante perché oltre al big data e alle informazioni che ricavate dai social media che stanno anche orientando un po' la produzione, il disegno dei prodotti assicurativi che tendono sempre di più a rispondere al sentiment dei consumatori, ci sono i dispositivi connessi che cominciano a comparire nella maggior parte dei prodotti assicurativi. Ci riferiamo appunto alle scatole nere per le polizze auto, ma anche alla domotica, se pensiamo alle polizze casa, abitazione, dove i sensori che rilevano le fughe di gas e di allagamenti sono diventati importantissimi, alle polizze malattia con i braccialetti elettronici che rilevano i parametri vitali dell'assicurato. Questo nuovo patrimonio informativo consente quindi alle imprese non soltanto di ridisegnare i prodotti rendendoli anche più attraenti per il cliente e di spingere anche sul discorso della concorrenza tra imprese, ma anche di disporre di tutti quei dati, quelle informazioni per conoscere meglio i rischi, per poterli monitorare nel tempo e anche per mettere in campo tutte quelle azioni che si possono mettere in atto per ridurre sia la frequenza dei sinistri ma anche l'entità dei danni al verificarsi dei sinistri. C'è da dire che non è immaginabile ipotizzare che ci sia un azzeramento del rischio per le imprese di assicurazione perché nell'assicurazione in sé c'è un concetto molto forte di aleatorietà dell'evento assicurato, non è detto che l'evento si verificherà e soprattutto non è neanche prevedibile l'entità dei sinistri. Questo per dire che la mutualità tra assicurati dovrà comunque rimanere e dovrà rimanere per rendere appetibile il prodotto assicurativo. È inutile pensare, è immaginabile pensare che si possa chiedere 100 a un assicurato per ridare 100 con certezza. L'assicurazione sarebbe inutile. Quello che si fa è appunto far pagare meno di 100 per poi dare 100 più di 100
soltanto a coloro che subiranno un sinistro. Quello che quindi abbiamo, vediamo è che questa innovazione tecnologica sta portando un vantaggio soprattutto sul piano della conoscenza del rischio da parte dell'assicuratore e della prevenzione dei sinistri. È un vantaggio economico che, per chiudere il cerchio, deve necessariamente tradursi anche in un vantaggio per il consumatore, magari attraverso il riconoscimento di sconti al rinnovo delle polizze, per esempio anche nel fornire servizi ulteriori, accessori che arricchiscono il contratto assicurativo, la copertura assicurativa in senso stretto. Quindi diciamo che se da un lato c'è la preoccupazione che ci siano fenomeni discriminatori che portino a escludere alcuni soggetti, dobbiamo anche pensare a quali sono i vantaggi che invece la tecnologia dà per l'ampliamento della platea degli assicurati. Anche la dottoressa Bianco parlava un po' di questa possibilità di inclusione, no? Di ulteriori soggetti. L'inclusione ci può essere anche nell'assicurazione. Oggi i diabetici sono esclusi per esempio dalle coperture assicurative. Domani, con nel futuro ormai imminente, i prodotti malattia potranno essere offerti anche a queste categorie, laddove appunto ci sarà l'uso del braccialetto elettronico che manderà da remoto tutti i parametri vitali a centrali mediche, operative, che potranno intervenire rapidamente, e quindi noi ci attendiamo e speriamo che ci sarà questo ampliamento. Naturalmente fenomeni discriminatori ci potranno essere nel settore assicurativo come in altri settori del resto. Quello che crediamo che possano essere dei fenomeni patologici che naturalmente la vigilanza deve intercettare e deve sradicare. È importante d'altro canto che anche gli utenti, gli assicurati, si rendano partecipi di questa nuova era digitale, non soltanto pretendendo la riservatezza, la protezione dei propri dati che mettono in rete, ma anche pretendano anche di conoscere come questi dati vengono utilizzati, quali sono i parametri e i comportamenti che le imprese valutano nella determinazione nella valutazione del rischio e quindi nella determinazione dei loro premi, e quindi appunto si facciano parte attiva. Dal punto di vista IVAS noi siamo molto attenti al fenomeno del digitale e abbiamo costituito all'interno un gruppo di lavoro che funge proprio da osservatorio di questi nuovi fenomeni. Ci stiamo interrogando sugli gap regolamentari da colmare e anche su come raffinare le prassi di vigilanza. Segnalo che il prossimo 15 dicembre proprio l'IVAS ha organizzato un convegno in SureTech, il programma è disponibile sul sito IVAS se qualcuno è interessato. Grazie. Qui poi naturalmente ci sono molti approfondimenti possibili, ma propongo di andare avanti su Consob, il MIFID, sappiamo qual è il suo scopo, è una delle, come dire, regole che più precisamente vanno alla questione della consapevolezza, no? per le persone che investono. Ora, la domanda che viene in mente a noi è come fa una autorità come la Consob a garantire e favorire il risparmiatore, l'investitore nella informazione che ha, essendo la Consob costretta da dover affrontare delle aziende che hanno informazioni in quantità gigantesca che è fuori scala rispetto a qualunque autorità e a qualunque azienda locale, e che possono giocare su una presenza internazionale, non sto dicendo multinazionale, ma proprio globale, tale per cui possono scegliere le regolamentazioni sulle quali appoggiarsi nella loro operatività e fare
diciamo, uso di una trasparenza tutta a loro favore. Grazie intanto per l'invito al Presidente del Consiglio del Forum. Brevissime considerazioni prima di rispondere alle domande del nostro moderatore. Ho avuto l'opportunità prima con Maria Gicom e da ultimo negli ultimi anni Consob di assistere e di partecipare a tutte le precedenti occasioni in cui viene presentato il rapporto e ho provato a sfogliare rapidamente la collezione. Si nota una cosa in modo molto evidente, i primi rapporti erano insomma cahiers de doléances che veniva raccolto nei confronti dei ritardi con cui le varie autorità affrontavano e in qualche modo partecipavano a dei problemi consumeristici era veramente importante. Poi si nota che negli anni probabilmente le cose sono cambiate, questo anche perché, questo lo dico anche così dall'altra parte del tavolo, sicuramente la consapevolezza di questi problemi e anche l'operatività con cui si sono affrontati con regolamentazioni, decisioni su casi concreti, intensificazione dei rapporti con l'associazione dei consumatori ha un po' cambiato il campo. Effettivamente poi dagli ultimi rapporti quasi i problemi ci sono ancora, ma quasi non emerge più questa problematica, anzi sì, c'è una certa convergenza nello studio, nell'affrontare temi di carattere generale così importanti per le nostre comunità. Questo comunque è un dato di fatto e volevo rapidissimamente anche dare per questo riconoscimento non solo a voi che ci lavorate tutti gli anni, ma anche poi a tutte le persone che lavorano con noi nelle nostre istituzioni che con grande dedizione, molta professionalità hanno consentito che si possa fare questo. Sono state definite alta burocrazia, io penso in senso positivo, nel senso nobile del termine, perché secondo me hanno contribuito, stanno contribuendo molto alla modernizzazione di questo paese. Un'altra brevissima notazione, partendo dalle parole del Presidente Soru, molto importanti, molto, molto forti, i colossi high tech. Certo è che non è solo la spaventosa quantità di dati di cui dispongono che ci deve preoccupare, ma anche, direbbe l'antitrust, il potere di mercato che hanno sui singoli mercati e dico io anche la enorme leva finanziaria che mostrano pochissimi dati. Relativi alle Big Five, cioè Amazon, Google, Facebook, Microsoft, insieme capitalizzano a Wall Street attualmente 3.200 miliardi di dollari, sostanzialmente di più dell'intero continente africano, poco di meno della Germania, più d'Italia, Russia, Francia, eccetera, eccetera. Non hanno debiti, al contrario delle nostre economie, hanno 500 miliardi di dollari di liquidità. Quindi, come dire, loro sono fortissimi nel loro business e guadagnano, hanno dei margini elevatissimi, ma in verità sono diventate delle enormi imprese finanziarie, perché loro hanno da impiegare ogni anno centinaia di miliardi di dollari, comprano titoli, comprano di ogni genere, ricomprano i loro titoli, quindi sostenendo i corsi azionari e quindi arricchendo ulteriormente questa enormità dal punto di vista delle dimensioni economiche. E chiaramente con i loro business che aumentano, con la possibilità di estendersi in mercati contigui, di comprare start-up interessanti, quindi come dire c'è un enorme potere che non è più un potere solo di mercato. L'antitrust è nata nel 1890 con lo Sherman Act negli Stati Uniti per limitare l'allora enorme potere di mercato, i soldi che facevano le imprese ferroviarie. Quindi qui adesso abbiamo imprese invece globali interdisciplinari che tranquillamente si allargano dappertutto e hanno
gioco forza ormai un impatto politico sulle nostre democrazie e sulla nostra sovranità. Quindi questo è il punto che ci poneva il Presidente Soro, e secondo me questo è uno dei punti più rilevanti che noi tutti, le nostre istituzioni dovranno affrontare. Discorso MIFID. Allora, MIFID 1, che sarà in vigore fino al 31 dicembre, effettivamente aveva quest'ottica di raccogliere dati dal cliente per in qualche modo cercare di poi attribuirgli una categoria e vendere un prodotto a lui confacente. Abbiamo visto che questo tipo di sistema ha avuto enormi problemi, non l'ha avuto solo da noi, perché poi a livello europeo è stato cambiato il sistema. MIFID 2 sostanzialmente si occupa dell'altro lato, cioè della costruzione del prodotto, e quindi cerca di incorporare nel prodotto delle tutele dei consumatori, quindi con una procedura monitorata dalle autorità della costruzione del prodotto, e quindi da questo punto di vista, però siamo ancora in un ambiente tradizionale, chiaramente la quantità di dati è importante, eccetera. Qui effettivamente forse potrebbe essere interessante vedere, ma sul versante fintech, che è più forse confacente all'argomento di cui ci occupiamo, come ci atteggiamo, che tipo di situazioni rileviamo, eccetera, perché lì uno degli strumenti che stanno nascendo adesso ancora ha un successo di mercato apparentemente piccolo, ma con delle potenzialità enormi, il RoboAdvisor, cioè la possibilità di avere degli algoritmi, delle app sostanzialmente a cui ci si rivolge, che direttamente saltando tutta la consulenza e quindi mettendo ulteriormente problemi anche sul piano occupazionale, perché una delle idee che era perseguita dal sistema bancario è in qualche modo di ruotare sulla consulenza il personale che agli sportelli non servirà più. Tra poco non servirà neanche più quello, perché effettivamente questi sistemi sono molto semplici, interessanti, poco costosi, apparentemente neutrali, perché ti chiedono, ma dimmi tu, quindi c'è un'interazione diretta, quasi più attiva sembra da parte del cliente, che invece allo sportello bancario si limitava magari a firmare rapidamente dei moduli con tutte le conseguenze che poi abbiamo visto. Qui c'è una procedura per cui se non rispondi non va avanti la cosa, quindi come dire comporta la tua attenzione e comunque gli dai ancora più dati, ancora più profondi, ancora più ampi di quelli che dovresti dare. E quindi da questo punto di vista questo è il futuro. Come si atteggiano, appunto, diceva il nostro moderatore, le autorità su questo tipo di fenomeni, con la possibilità e il dovere di confrontarsi con queste situazioni di ampiezza e profondità di base dati che a un certo punto non si riesce a controllare. Tutte le maggiori istituzioni internazionali che si occupano di finanza, la IOSCO, la ESMA, la stessa Commissione Europea, da qualche anno hanno intrapreso una enorme, devo dire, profonda attività di studio, di analisi, consultazione pubblica, e quindi come dire il fenomeno è sicuramente sotto osservazione, non solo, hanno stimolato le autorità nazionali, e lo stanno facendo loro, a dotarsi di importanti infrastrutture informatiche, competenze ingegneristiche, perché poi alla fine la questione, tornando a RoboAdvisor, che l'algoritmo potrebbe anche non essere neutrale, perché comunque dipende da come è costruito, perché se è costruito per favorire un determinato investimento, per favorire un determinato brand, è chiaramente il consumatore non è in grado di percepirlo. E quindi da questo punto di vista si stanno attrezzando a livello internazionale, la verità ci stiamo attrezzando noi per la prima volta abbiamo bandito un concorso
per ingegneri da, non da destinare al presidio delle strutture informatiche, ma da mettere direttamente nella vigilanza. Questo è un po' il futuro su cui ci stiamo confrontando, perché appunto il momento questo vuole. Grazie. Troppe,
troppe difficoltà politiche, però fondamentalmente il tema della collaborazione delle autorità con la cittadinanza, sia a livello di informazione che tra loro e a livello internazionale, si è vista in maniera diversa dall'abitudine a silos che avevamo in passato. Naturalmente la collaborazione con Magda è istituzionale e personale, è assolutamente. E poi lei è uno che passa da un'autorità all'altra, quindi incarna la facilità di dialogo. Non so se la mattina sia servita a tutti, a me sicuramente moltissimo, e vi ringrazio quindi. Alla prossima. Aspettavo per dire che non c'è l'inno, non trova la mano. Perché non si spera un po' della cosa?